Buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, post partita tra Atalanta e Napoli, con il Napoli che esce vittorioso da Bergamo per 2-1, in una partita prima di tutto molto bella, molto tirata e che sinceramente poteva finire anche tranquillamente in pareggio. Inizio col dire che faccio complimenti all'Atalanta perché ha fatto veramente una bella gara, bella arcigna, massiccia, come mi aspettavo, era una partita che mi aspettavo in questo modo. È partita subito forte la Dea, molto meglio del Napoli nei primi 20-25 minuti. Dopo 3 minuti pronti via, azione di contropiede dell'Atalanta e Meret ci mette una pezza e fa un grandissimo intervento per evitare già dopo 3 minuti il vantaggio della Dea. Ripeto, fino al 20-25esimo molto meglio l'Atalanta che ha creato diversi grattacapi a Napoli che tra l'altro veniva anche dalla fatica europea contro il Liverpool, quindi alla trasferta di Liverpool, quindi un po' di energie sicuramente venivano a mancare e si presentava in campo senza un certo Kvaratskhelia, che non è un dettaglio. Gioca Elmas al suo posto oggi, che però ha fatto una buona gara. Dopo una ventina di minuti su un'azione d'angolo, mischia in aria, il VAR richiama l'arbitro per un fallo di mano evidente, su cui va a fallo di mano non volontario, ma braccio molto largo con le regole di oggi e calcio di rigore inevitabile, che viene assegnato, l'arbitro va a rivederlo al VAR e quindi viene assegnato questo calcio di rigore che Lokman realizza e porta in vantaggio la Dea, direi fino a quel punto piuttosto meritato. Stranamente, dopo che io temevo il peggio perché pensavo che il Napoli poi potesse subire qualche altra ripartenza, perché l'Atalanta di quest'anno, già l'ho detto in un altro video, è un'Atalanta diversa che comunque tende molto più a coprire gli spazi, lascia di meno gli avversari, tanto è vero che prima di questa partita l'Atalanta era la seconda difesa del campionato e quindi è un'Atalanta un po' diversa dagli anni precedenti. E quindi, giocando con un baricentro più basso, mediamente, pensavo che potesse mettere ulteriormente in difficoltà Napoli dopo il vantaggio. Invece, o anche per fortuna per il Napoli che ha riacciuffato il risultato quasi immediatamente, il Napoli sembra che dopo lo svantaggio ha iniziato a macinare il suo gioco. Infatti, come dicevo, dopo circa 4 minuti, azione d'angolo per il Napoli, a favore del Napoli, uno scambio con Zielinski che mette la palla in aria e imbecca Osimhen di testa che si fa perdonare tra virgolette la leggerezza per aver contribuito al calcio di rigore della Dea e quindi di testa realizza l'1-1 e da quel momento, diciamo, l'ultima parte della prima frazione il Napoli gioca più in scioltezza, secondo me leggermente meglio dell'Atalanta e nel finale del primo tempo sull'asse Anguissa Osimhen, favoloso quell'asse perché ragazzi, Osimhen quest'anno, ogni volta che parlo di Osimhen mi viene da ridere perché mi ripeto per l'ennesima volta, dopo l'infortunio e le partite di Raspadori e Simeone, qualcuno già paventava che Osimhen non era più indispensabile a Napoli. Invece, come sempre dico, dà delle diversificazioni nelle azioni offensive che fanno la differenza. Ritornando al discorso dell'azione che porta il vantaggio del Napoli sull'asse Anguissa Osimhen si beve Demiral in quell'occasione, un difensore arcigno, però in quell'occasione vince il duello fisico con il difensore della Dea e offre un assist delizioso ad Elmas che fa un'ottima cosa, si libera del difensore e realizza il 2-1 con il quale si chiude la prima frazione. Nel secondo tempo, chi pensava che Napoli potesse dilagare, non è stato così, è stato un secondo tempo in sofferenza, perché la Dea non ci stava a perdere giustamente in casa e quindi va a pressare in tutte le zone del campo, recupera molti palloni. Oggi stranamente un paio di uscite di Lobotka che non sono riuscite, però era un extraterrestre se non sbagliava nessun tipo di passaggio, quindi ha recuperato in alcune circostanze la Dea. Palla nella metà campo del Napoli e in una di queste ha sferrato veramente il gol dove ci ha messo prima una pezza Meret e poi la fortuna ci ha aiutato perché la palla è andata sulla traversa ed è ritornata in campo e Napoli ha salvato, ha sventato questo pericolo che poteva portare a pareggio la Dea che, ripeto, poteva sicuramente starci e poteva anche essere meritato.
Qua però subentra poi il discorso della grande squadra, perché il Napoli si compatta, la lotta su tutti i palloni, non si tira indietro in queste partite che diventano molto fisiche. Il Napoli quest'anno ha aggiunto delle asselli proprio per aumentare la fisicità del Napoli. Esce Zielinski, ha messo Ndombele per aumentare proprio questa battaglia a centrocampo. Molto bene il solito Anguissa, quindi a centrocampo in questo momento. Quando entra anche Ndombele siamo abbastanza messi bene. Oliveira, per esempio, quando viene preferito a Mario Rui, è sicuramente un ragazzo che dà più fisicità e più corposità ai centimetri, e quindi al Napoli. E quindi tutto questo poi è a favore degli azzurri, che stringono i denti fino al 90esimo e portano a casa questa vittoria, tutto sommato meritata, perché il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni, non ci sono state azioni dubbie. Nel senso che l'arbitro ha abitato abbastanza bene, forse poteva dare un po' di più di recupero alla fine per delle sostituzioni avvenute proprio nei minuti finali. Però il Napoli ha fatto la sua onesta partita. Ripeto, è una partita come, diciamo, un po' anche quella che il Napoli ha fatto a Milano col Milan, che poteva tranquillamente finire con un pareggio. Il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni, la è stata anche sfortunata, scusate, perché ha preso quella traversa, però. È la dimostrazione, nonostante la sconfitta, non voglio essere, voi che della tanta che mi seguite, non voglio essere sicuramente uno sviolinatore, sapete che cosa ne penso io della Dea da ormai da tanti anni. Quest'anno mi credo che farà un altro campionato di vertice, proprio per la partita che ho visto stasera. Già la seguo spesso, ma infatti avevo molto timore che questa partita potesse essere dura. È stata così e non mi aspettavo una vittoria. Prima della partita dicevo, parlavo con qualche collega, dicevo, mi sarei accontentato anche del pareggio, sinceramente a Bergamo, campo difficile, usciamo con i 3 punti e rifletto su una cosa, è quando proprio le annate si mettono in un certo modo, questa potrebbe essere la nostra annata giusta, scusatemi, stringiamo, incrociamo le dita. Perché uscire da queste partite vincitore ti dà a parte sicurezza e autostima, poi sono partite che probabilmente in qualche altra circostanza non avresti vinto, e invece quando poi ti gira un po' tutto bene, ripeto, la traversa che ci ha aiutato, un pizzico di fortuna in questo tipo di stagione ci vuole sempre, perché se no non si arriva all'obiettivo. È passato un'altra partita di campionato, mal che vada se non ha più 6 sulla seconda, se il Milan batterà lo Spezia stasera. Però ripeto, non è un ridimensionamento dell'Atalanta assolutamente, che ha fatto una signora gara, veramente da fare i complimenti alla squadra di Gasperini, a prescindere dalle antipatie e le simpatie, quasi parla di calcio, quindi c'è da fare i complimenti all'Atalanta. Ripeto, non è un retorica, non è lecchinaggio, ma semplicemente un dato di fatto. Ok, quindi secondo me la Dea, come vi dicevo in un altro video, anche approfittando del fatto che non fa le coppe, quindi può dedicarsi a preparare la partita tutta la settimana, secondo me è la squadra che rimarrà lì in campionato, rimarrà lì a lottare fino all'ultimo per un posto Champions. Ne sono più che convinto, non vedo molte concorrenti quest'anno, sia come tipologia di gioco, e poi vai a indovinare sempre questi giocatori giovani, questo Lookman, formidabile, grandissimo calciatore. Anche oggi ho fatto una grandissima gara, quindi bella partita, mi sono divertito ovviamente, mi fa piacere che Napoli ha vinto, è entusiasta che Napoli ha vinto, sto un po' sempre con i piedi per terra, quindi non mi entusiasmo più di tanto perché già siamo scottati per troppi anni, quindi speriamo questa volta sia veramente la volta buona, incrociamo dita, forza Napoli, e la Dea non esce da questa sfida assolutamente demeritando, ok? Buonanotte a tutti.